Saluto a tutti! Salute! Buonasera a tutti! E benvenuti a Striscia la Salute, la voce della Spidina. Infatti la puntata sarà dedicata all'articolo 32 della Costituzione italiana. Per voi un breve riepilogo della situazione attuale in Sicilia. Oggi ci troviamo all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Con questo video la terza B dell'Istituto Comprensivo Schininà di Ragusa ha vinto l'edizione di quest'anno del concorso Parla Wiki, promosso dalla Camera dei Deputati in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. La tematica, la salute. Il video è andato in onda su Striscia la Notizia, dal nome Striscia la Salute, la voce della sanità, è stato premiato ed è stato realizzato proprio dalla terza B, che assieme ai docenti di Vite e Graniti hanno approfondito l'articolo 32 della Costituzione ed alcune problematiche sanitarie. È stato il più visualizzato di tutta Italia. Abbiamo raccolto una testimonianza davvero interessante. Ho chiamato la vostra redazione per denunciare quanto accaduto a mia nonna. Buongiorno, ufficio per prenotazioni, mi dica. Pronto, pronto. Mi sente? Ha visto prenotare una visita a Pellocci. È urgente, non ci viro più. Signora, aspetta un attimo che controllo. La prima visita utile è per il 10 luglio 2022, posso confermare? Omu, ma da fare mor? Maria, come fare? A questo punto, per vederci chiaro, abbiamo interpellato il direttore generale dell'ASP di Ragusa, Angelo Alivo. Diamo regno ai nostri inviati. Sono medici ed è uno dei motivi più importanti. I pazienti sostano in attesa dei ricoveri perché i posti letto sono sempre di meno. Una riflessione ha commentato il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che parte dagli alunni ma che tocca proprio tutti. Un progetto che muove dal desiderio di comprendere la realtà dei fatti per dare il proprio contributo alla vita del nostro territorio. In un'epoca in cui i problemi vengono spesso affrontati superficialmente sui social, questo costituisce un ottimo esempio civico. Il progetto, spiega in una nota il Ministero, ha come obiettivo quello di far riflettere bambini e ragazzi su temi di grande interesse sociale attraverso il confronto democratico. I prodotti elaborati dai ragazzi vengono caricati sul portale Camera Giovani e sottoposti a valutazione online.